Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Pixel Kiwi e nel video di oggi parleremo di tutti i contenuti tagliati di Obscure 2. Prima di iniziare vi ricordo che sul mio canale YouTube trovate il mio gameplay sia di Obscure 1 che di Obscure 2, quindi se prima volete recuperarveli per un po' di contesto vi lascio qui o nella descrizione. Per quale motivo ho deciso di parlarvi di un gioco uscito 17 anni fa? Sin da quando ero bambina ho giocato a questo titolo, sia da sola sia con mio fratello in co-op. Questa è la mia copia originale del gioco e devo dire che ne ho sempre avuto un bel ricordo, cioè lo ricordo come appunto fosse un grande survival horror sottovalutato e di qualità altissima. Ho creduto in questo però fino a quando provai a rigiocarlo da adulta. Questo secondo capitolo, infatti, paragonato al primo, offre una sensazione di gioco vuoto, come se fosse stato creato in modo frettoloso e senza molto impegno. Ho cominciato quindi a fare delle ricerche per saperne un po' di più e su internet ho trovato un mondo, soprattutto per quanto riguarda i contenuti tagliati. Quindi, a malincuore, per quanto ami questo gioco, oggi vi parlerò di quello che sarebbe potuto essere e tutti i suoi retroscena. Godetevi il video, mi raccomando lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi per altri contenuti simili e buona visione. Obscure 2 è un survival horror del 2007, sequel di Obscure, sviluppato da Hydravision Entertainment e pubblicato da Playlogic. Nel portfolio del level designer del gioco, Thibault Corbet, viene rivelato che il gioco era praticamente pronto a fine 2005, ma venne rimandato di 2 anni per problemi di copyright. Il videogioco è ambientato 2 anni dopo gli avvenimenti alla Livermore High. Tra i protagonisti ritornano i sopravvissuti Shannon, suo fratello Kenny e Stan. I tre cercano di superare il loro trauma e andare avanti con le loro vite. Tra i nuovi personaggi abbiamo Corey Wilde, skater e curiosamente ispirato al cantante dei Sum 41, la sua ragazza hacker Mei Wang, la biondina Amy Brooks e il norvegese giocatore di hockey Sven Hansen. La trama non è così tanto diversa dal primo. Nel campus di Fall Creek gira una nuova droga ricavata dai petali di uno strano fiore. L'inalazione di questo trasformerà il soggetto in mostro. I ragazzi dovranno cercare di sopravvivere a quell'incubo, sacrificando molti dei loro compagni. L'antagonista principale sarà Kenny Matthews, perché smetterà di prendere le sue medicine dopo l'infezione nel primo capitolo. Ciò che cambierà di più nel secondo titolo sarà il gameplay. La storia è più lineare, avremo poca possibilità di esplorazione con la rimozione delle mappe. Ora ogni personaggio avrà un'abilità unica e il gioco ci obbligherà a selezionare lo studente richiesto per avanzare. Le morti nel gioco saranno prestabilite, senza possibilità di salvare il nostro personaggio preferito e sarà presente un solo ed unico finale. Non ci verrà offerta infine alcuna rigiocabilità, dato che non è più possibile sbloccare alcun costume alternativo e alcuna modalità extra. Solo nella versione PSP del 2009 è stata aggiunta l'opzione bonus, con la possibilità di ascoltare le host del gioco ed esaminare gli sketchbook della trama originale. Proprio tra questi disegni noteremo molte delle idee scartate. Proprio nella cutscene iniziale, dopo aver visto Stan alla guida della sua auto, si sarebbe visto lui portare la sua roba nella scuola e avremmo avuto un'introduzione migliore ai personaggi del gioco. Si sarebbe vista Mei al telefono con sua sorella June. Il professore Richard James. Kenny circondato da belle donzelle e ovviamente Stan avrebbe incontrato la sua amata Shannon. Corey avrebbe provato a far colpo sulla sua fidanzata Mei, fallendo miseramente, e Miss Maglietta Bagnata Amy avrebbe ammaliato tutti, raggiungendo suo amoroso Sven.
Più avanti nel gioco, una volta aver visto la deprimente morte di June, questa avrebbe fatto cadere le chiavi della sua auto. Questo oggetto era presente nei file di gioco, ma venne anche questo scartato. Successivamente May e Sven le avrebbero raccolte ed utilizzate per raggiungere gli altri amici, con la vettura. Nella stazione dell'ospedale, Amy e Corey avrebbero incontrato una donna incinta su una barella. Questa, una volta aver chiesto aiuto ai due, si trasformerà in un breeder. Il gioco infine avrebbe dovuto avere due finali. Nel primo, Corey avrebbe raggiunto lo stadio prima di Stan e Shannon e sarebbe morto come da copione. You know what, Kenny? There's only one person I ever belonged to. And it was May. Nel secondo, invece, il ragazzo non avrebbe raggiunto l'arena perché bloccato da un cancello mobile, riuscendo a sopravvivere alla manipolazione di Kenny. Nell'album di Thibaut Corbet possiamo notare un rendering che mostra la presenza di un cancello in un varco e la sua relativa manovella per azionarlo. In questo video YouTube di Bioship 0706 viene dimostrato tramite dei cheat che oltre il muro si può ancora scoprire la barriera eliminata e il posto in cui si sarebbe dovuto inserire lo strumento per muoverlo. Inoltre, sempre tramite dei cheat, possiamo scoprire come sia presente Corey in quello scenario, ma è semplicemente reso invisibile. La manovella è un altro oggetto presente nella cartella di gioco, sempre scartato. Di questo mi dispiace davvero tanto, perché avrei voluto davvero tanto la possibilità di salvare Corey, anche perché era uno dei miei personaggi preferiti. Tra i documenti di gioco si possono reperire altri strumenti eliminati. Un opuscolo della Delta Theta Gamma Brotherhood, un piede di porco che probabilmente sarebbe servito ad aprire porte o casse chiuse, uno zaino nero che forse avrebbe contenuto le armi dei protagonisti verso fine gioco, una valigia con il simbolo Delta che quindi sarebbe appartenuta a qualcuno del Brotherhood, una leva che sarebbe servita probabilmente per l'enigma delle statue nella casa di Jedidia, un lanciafiamme, arma che poi venne aggiunta curiosamente in Final Exam, di cui parleremo dopo, una bussola che probabilmente avremmo utilizzato nella stazione del lago, che in origine sarebbe dovuto essere più longeva. Ed infine un walkie-talkie e le sue probabili batterie. Sempre all'interno dell'archivio di Obscure 2 scopriamo come Sven sarebbe dovuto sopravvivere un po' più a lungo, con la possibilità di esplorare la casa del maniaco con Amy. Il norvegese aveva delle linee di dialogo sia rivolte alla ragazza che agli oggetti nello scenario. Si ipotizza quindi che una volta esplorata l'abitazione con la coppia, Jedidia sarebbe uscito dalla misteriosa porta con l'aura oscura, Sven si sarebbe sacrificato per salvare la biondina e quest'ultima si sarebbe nascosta nell'armadio, stesso luogo in cui la troviamo nel gioco finito. Nei file della demo viene implicitamente rivelato che Corey si sarebbe trasformato in un mostro proprio come Kenny. Ecco forse perché l'antagonista dice allo studente che il loro scorre lo stesso sangue? Nel trailer ufficiale di Obscure 2 su Steam possiamo notare una particolarità. Nella scena con Stan e Shannon, che combattono contro un mostro, se aguzziamo la vista sulla sinistra è notabile il disegno di una mappa luminosa, implicando che avremmo potuto raccoglierla proprio come nel primo titolo. Nonostante fossero stati creati tutti i disegni delle carte di tutti gli scenari e addirittura la sezione dedicata nel menu di gioco e nei pulsanti del controller, questa meccanica venne eliminata. È probabile che questo videogioco avrebbe ripreso il gameplay semi-open world del gioco del 2004. Sono presenti delle immagini in cui, per esempio, vediamo Stan usare l'abilità unica di Corey o personaggi presenti in luoghi in cui, secondo il gioco finale, non sarebbero dovuti essere presenti. Grazie alla collaborazione
creazione del server Discord di Obscure, sono riuscita ad ottenere un demo disc di una rivista di videogiochi. Per chi non lo sapesse, è un dischetto in cui sono giocabili varie demo di giochi ancora soggetti a modifiche. Ovviamente tra le demo c'era anche presente quella di Obscure 2. Non so esattamente di che anno fosse questa demo. Cercando su internet, cercando il numero della rivista, ipotizzo fosse 2005, ma non ne sono sicura. Nel CD comunque sono presenti piccoli cambiamenti, come per esempio la voce di Shannon. Questa avrebbe dovuto avere la voce di Amy, ma grazie a Dio l'hanno poi cambiata. It's one more reason not to give up. Put up a fight, will you? We are family. If I can do it, there's no reason for you to lose it. It's been 2 years, Kenny. Don't give up. La parte più interessante l'ho trovata nella intro. Per pochi secondi si sarebbe visto Corey combattere contro il misterioso mostro visibile nella sezione dell'incubo. Nel gioco, infatti, sarebbe dovuta avvenire una boss fight contro il soprannominato The Butcher, sostituendo la lotta contro i due Home Arb. Sono presenti sia dei file audio che animazioni relative successivamente eliminate. Rimosso anche lo scenario in cui sarebbe avvenuto il combattimento. Secondo il direttore artistico, questa parte venne tagliata perché definita noiosa come gameplay. Per me è stato davvero un peccato questo taglio, perché nel gioco sono presenti veramente pochi nemici. Alcuni copiati e incollati direttamente dal primo titolo, mentre altri sono proprio copiati spudoratamente da altri survival horror. Gli Hunter di Resident Evil. Altri tre scenari vennero completamente scartati, ambienti relativi alla città di Fall Creek, in cui forse avremmo potuto esplorare il centro abitato o forse potevamo raggiungere la casa di uno dei protagonisti. Una stanza di uno studente all'interno del dormitorio. Alcuni dicono che questa fosse la versione iniziale della prima camera mostrata nel videogioco. E infine, la stanza di Sven. Quest'ultima è un po' più particolare, perché provando ad entrare tramite dei cheat, verremo accolti da un simpatico Belier. Molto dispiacere anche per quest'ultimo scenario tagliato, soprattutto perché secondo me un altro problema del gioco è la poca caratterizzazione di un personaggio. E banalmente una stanza di un protagonista ci avrebbe aiutato molto a capire molto più del retroscena, in questo caso di Sven. Nel 2009 venne annunciato il trailer di Obscure Dark Aura per Nintendo DS. Alcuni pensano sarebbe stato un sequel canonico di Obscure 2, altri che avrebbe approfondito la storia di Brotherhood, altri invece dicono che sarebbe stata una versione poco diversa, come fecero con Obscure The Aftermath su PSP. Secondo il video, avremmo potuto giocare solo nei panni di Shannon, Stan e Corey. Ci troviamo sempre a Fall Creek contro i soliti mostri. Sempre presenti gli enigmi, non molto originali, presi dal secondo titolo, ma era inedito l'utilizzo dell'abilità per controllare l'aura oscura. Sembrava interessante giocare fino a 4 giocatori prendendo possesso anche dei nemici, stile Left 4 Dead. Nei primi mesi di sviluppo il gameplay doveva essere stile RPG, che poteva essere un po' più particolare per i miei gusti. Il 6 dicembre 2010, Hydra Vision annuncia sulla rivista PSN di aver cominciato la produzione di Obscure 3, ma successivamente questo progetto venne cancellato. Nel marzo 2012 era in progetto Obscure D, un midquel della serie. La protagonista sarebbe dovuta essere Lydia Thompson, sorella di Ashley del primo capitolo, alla ricerca della parente e di Josh Carter, entrambi scomparsi alla fine di Obscure. Lo slogan sarebbe stato "Ashley, is that you?" Posso dire che sinceramente da questo slogan non mi aspettavo niente di buono e di nuovo. Boh.
Sempre nel 2012 però l'Hydra Vision andrò in fallimento, quindi anche questo progetto venne scartato. Lo stesso anno però parte del vecchio team si riunì creando una nuova casa produttrice, la Mighty Rocket Studio. Questi ripresero il progetto di Obscure D, rivoluzionandolo, dando luce a Final Exam, un reboot della serie Steel Arcade 2.5 giocabile fino a 4 giocatori. Io consiglio vivamente di giocarlo, perché questo gioco per sole 5 euro su Steam vi assicura diverse ore in compagnia, quindi io assolutamente ve lo approvo. Inoltre, boh, chi lo sa, magari questi due spicci potrebbero servire agli sviluppatori a creare un futuro Obscure 3, magari ritornando sullo stile survival horror, chi lo sa. Un'altra cosa che ho amato di questo giochino è che è pieno di riferimenti a Obscure 1, 2 e altri survival horror. L'ho trovato veramente un sacco curioso e veramente una cosa carina. Purtroppo l'ultimo tweet della Mighty Rocket Studio risale al 20 febbraio 2014, in cui annunciavano che Obscure 1 e Obscure 2 saranno disponibili su Steam, concludendo dicendo: buoni ricordi mentre aspettiamo il prossimo progetto. Purtroppo ora non si sa a cosa stiano lavorando, non si sa nemmeno a che fine abbiano fatto, ma concludo il tutto dicendo che è davvero un dispiacere conoscere il triste destino di certi videogiochi. Un triste destino dovuto a problemi di budget, tempo, copyright e molto altro. Come sarebbe stato Obscure 2 con tutte le idee eliminate? Per me sarebbe stato decisamente meglio, soprattutto se fosse riuscito a uscire nel 2005. Probabilmente ad oggi avremmo potuto avere un Obscure 3 disponibile su PlayStation 3. E magari avrebbe potuto portare avanti la gloria dei survival horror co-op. Ad oggi ci rimane solo che sperare nella Mighty Rocket Studio. Questo periodo sarebbe perfetto per l'uscita di un nuovo Obscure, soprattutto per la moda Y2K tornata in voga e la rinascita del genere survival horror. Beh, ragazzi, io dico mai dire mai. Vedremo. Bene, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ricordo che nel video ho inserito i contenuti principali tagliati, quelli che secondo me erano un po' più importanti, ok? Se questo video vi ha incuriosito e vorreste sapere qualche chicca in più, qualcosa di un po' minore che ho tralasciato, nella mia descrizione vi lascio il server Discord dedicato a Obscure, vi lascio anche il canale YouTube di Bioshock0706, un italiano che si occupa di cercare e raccogliere tutti i contenuti tagliati di Obscure 1 e 2. Fatemi sapere anche nei commenti se voi conoscevate questo titolo e che ricordo ne avete. Sperate anche voi in un ritorno di Obscure 3, sempre tornando sullo stile survival horror? Se volete altri video simili sui contenuti tagliati, scrivetemi nei commenti su quale prossimo videogioco potrei farlo. Mi raccomando anche di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il mio video, lasciare un mi piace, un commentino che mi servirebbe tantissimo per crescere, e vi ringrazio ancora tantissimo per la visione. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!